preparato la partita in questo modo, ci aspettavamo che giocassero col trequartista dietro due punte, le notizie erano quelle, siamo stati bravi a prepararla in questo modo qua. La Salernitana è una squadra che gioca un ottimo calcio, è una squadra che sapevamo che se l'avessimo attaccata alta era molto brava nel trovare le uscite per metterci in mezzo, quindi abbiamo deciso di farli giocare nella loro metà campo. Penso che se non, con tutta onestà, che se un arbitro non dà il calcio di rigore, la partita era già chiusa al 50esimo del secondo tempo, anche perché loro fino a quel momento non ci avevano impensierito, e noi potevamo fare il quarto gol con quel miracolo del portiere della Salernitana. Poi è vero che questa è una squadra forte, una squadra molto fisica, hanno cambiato sistema di gioco, ci siamo dovuti abbassare per forza perché avevamo speso tantissimo, ma non solo di energie fisiche, soprattutto nervose. E abbiamo preso gol su un altro episodio perché onestamente i due gol della Salernitana sono stati un rigore e una palla buttata lunga. Però devo dire con tutta onestà che il secondo tempo ci ha messo in grosse difficoltà perché eravamo compatti ma non riuscivamo più, specialmente sulle corsie esterne, ad assorbire bene le sovrapposizioni, le superiorità numeriche che ci hanno creato. Però è venuto fuori il cuore, è venuto fuori la dedizione, è venuto fuori l'applicazione, è venuto fuori la voglia di non mollare mai, è venuta fuori la voglia di questi ragazzi di far vedere a tutti che ci saremo fino alla fine. Poi come andrà non lo so, però ci saremo fino alla fine. Ma guarda, io ho detto prima dell'intervista pre-partita che ce ne capita sempre una alla vigilia o il giorno prima, avevamo tantissime assenze, però a oggi chi ha subentrato, chi ha giocato al posto di chi mancava ha fatto veramente bene. Trotta è l'ennesimo esempio, avevo parlato molto con lui in settimana, gli avevo detto che lo vedevo bene, gli avevo detto che il momento suo stava arrivando, com'è che quello, ed è quello che dico a tutti quanti gli altri, è un gruppo che ha capito il momento. Ha capito che solamente con l'unione, solamente mettendo da parte gli egoismi personali, mettendosi al servizio dei compagni, forse ce la possiamo fare. Devo dire che ci sono tante partite dove a volte l'allenatore che incide più di altre, oggi gli do grande merito a loro per la prestazione che hanno sfoderato, soprattutto da un punto di vista dell'agonismo, e quindi sono doppiamente soddisfatto perché stiamo lavorando tanto, duro e tosto, e queste sono le soddisfazioni che loro si meritano. 7 punti nelle ultime 3 gare. Ascoli ora in piena corsa per evitare anche i playout. Sì, onestamente ci mancano i punti di Venezia, perché lì avremmo meritato la vittoria e sarebbe stato un altro discorso. Però noi l'ho ridetto, non ho guardato nemmeno i risultati, non riguardo la classifica. Ora abbiamo l'Empoli, noi abbiamo purtroppo, forse anche per fortuna, l'obbligo di guardare una partita per volta. Non possiamo fare calcoli, non possiamo fare tabelle, dobbiamo rimanere concentrati, dobbiamo già domattina presentarci al campo e allenarci al massimo, quindi questa è l'unica cosa che adesso noi possiamo fare in questo momento. I ragazzi la stanno facendo e dobbiamo continuare da qua alla fine. Forse Morosini non riesce ancora a brillare, un problema tattico in un ruolo in cui gli viene richiesto magari un sacrificio in copertura? Sì, ma certo, ma il sacrificio certo, che riesce a brillare no, perché Moro oggi è stato, secondo me, nelle accelerazioni, specialmente partendo da dietro, le ha create grossissime difficoltà alla Salernitana quando prendeva palla tra le linee. Poi è normale, Moro sta acquistando anche lui una condizione che rispetto a quando era all'inizio era un po', era a livello di esplosività, di gamba, non era ancora lui. Sta aumentando di partita in partita, sono convinto che anche lui raggiungerà la massima condizione, però c'è una condizione che non prescinde, al di là di Morosini e chiunque, che è il sacrificio. Noi oggi non siamo una squadra che può permetterci altre cose che non siano sacrificio,
fase di non possesso da parte di tutti. Devo fare i complimenti a Ninkovic e a Trotta, non tanto per i gol, ma soprattutto per come hanno lavorato per la squadra. Lo stiamo capendo, quindi questa deve essere la strada che tutti hanno capito. Oggi ho visto veramente 11 più tutti quelli che sono entrati che hanno voluto portare a casa questo risultato. Come dicevamo prima, la salvezza diretta è un punto. Vede con l'Empoli la grande occasione per l'affondo decisivo? Ma guarda, noi abbiamo, ti ripeto, la Salernitana è una grandissima squadra, forte in tutti i 24 giocatori, lo era il Crotone, l'Empoli secondo me è un'altra squadra di Serie A come organico. Noi dobbiamo affrontarla con l'umiltà con la quale stiamo giocando tutte le partite, poi vediamo, sappiamo che incontriamo una squadra forte, abbiamo solamente 2 giorni per prepararla. Conto di recuperare qualcuno per la prossima partita, perché giocando a distanza di 2 o 3 giorni qualcosina devi far rifiatare, però l'importante è che crescono nei ragazzi queste convinzioni che se lavoriamo in un certo modo ce la possiamo fare. Se le dicono che il suo Ascoli è mazzoniano, come reagisce? No, per me è un complimento. Per me è un complimento. Nel calcio le mie squadre hanno sempre giocato un calcio propositivo. Poi dobbiamo capire i momenti, dobbiamo capire le situazioni in cui siamo. Ma io dico sempre, ragazzi, a calcio si gioca in tante maniere. La qualità, la tecnica che abbiamo, e dobbiamo abbinarci anche la foga agonistica, perché altrimenti non è calcio, ma non è calcio per qualsiasi tipo di squadra, anche con qualità superiori. Però se questo è l'apprezzamento, per me è un grandissimo complimento, perché è stato per me un grandissimo allenatore, poi qui ha fatto la storia e tanto c'è solamente da inginocchiarsi e accettare il complimento. Grazie. Sono contento per tutto l'ambiente Ascoli, che sto conoscendo. Onestamente non conoscevo da lì dentro, c'è tanta passione, speriamo di ripagarla fino alla fine, e questa è una vittoria che è per tutto quanto l'ambiente, a prescindere dai ruoli, ed è giusto che oggi sia stata così.